questa inaugurazione della sede dell'associazione commercianti, no? E quindi chiediamo a Salvatore, che è stato presente insieme con il segretario della Prologa Antonio, chiediamo un po' com'è andata questa serata. È andata bene, c'è stata una partecipazione di numerose persone, non solo commercianti ma anche cittadini. Sembra che sia andata proprio bene. Oh, Salvatore, abbiamo sentito una notizia, e cioè che il Museo della Civiltà Contadina, che è stato ospitato qui nel MEG, potrebbe ricostituirsi in un'altra sede. È una notizia vera o? Innanzitutto questo non è Museo della Civiltà Contadina, questo è museo enogastronomico, almeno di nome. Poi di fatto non si sa che cosa sia veramente. Ma invece mi riferisco solo, scusa, mi riferisco appunto ai reperti di Civiltà Contadina, no, che qualcosa sta nel giardino e nell'atrio del palazzo, qualcosa. Però il presidente del Cenobbio vorrebbe promuovere una iniziativa per fare un piccolo museo, un antiquario, insomma una raccolta di strumenti della civiltà agricola, in particolare della viticoltura e dell'enologia, e c'è l'idea di farlo nel Palazzo Ducale, utilizzando alcuni ambienti che sono diciamo al momento inagibili, ma che si potrebbero recuperare al primo piano del Palazzo Ducale. Questa è un'idea che però bisogna vedere se poi darà frutto a qualcosa di concreto o meno. Ok, al momento è solo un'idea, perché alcuni reperti di Civiltà Contadina stanno appunto qui nell'atrio. Io adesso li posso ancora inquadrare, c'è un qualcosa che... come questo. E questo è un tocchio fatto con legno antico ma completamente ricostruito. Non è originale, però i materiali utilizzati sono antichi. Rappresenta una pressa, che questa veniva utilizzata però per l'olio, per fare diciamo una spremitura dell'olio a secco. Poi c'è la boccia a freddo, anzi. Quella è una damigiana. Normale damigiana. E questa? E questa è una macchina per bruciare la manovella che sta dall'altro lato. Qua ci si cacciava l'uva a mano, si utilizzava questa macchina. Questi sono stati introdotti alla fine dell'Ottocento. Prima si cacciava l'uva con i piedi. Quindi questi reperti potrebbero passare nel Palazzo Ducale? No, questa è un'iniziativa a parte, non c'entra niente con questa parte. Questo è il materiale del museo astronomico di Manicola. Attualmente qui i reperti di Civiltà Contadina, quali sono? Questo è stato un museo che lo scopo principale che ha raggiunto è stato quello di far fare i soldi a chi ha venduto della robaccia che è stata utilizzata per allestire le sale, e a qualcuno che ha lavorato probabilmente per meriti che non si sa per pochi mesi, direttori, impiegati vari, fin quando si è potuto lucrare dei soldi pubblici. Adesso che soldi non ce ne stanno, sta tutto in abbandono. Quindi sono questi qui, poca roba insomma, giusto? Queste sono delle cose raccolte, diciamo, che sono state donate da privati e sono state messe qua, ed è il materiale più dignitoso di questo museo, che per fortuna non c'è la possibilità di accedere alle sale del museo vero e proprio sopra, perché sarebbe veramente una delusione spaventosa. Parlando del mezzo vero e proprio, che poi è di che sta per museo enogastronomico, ma di enologia non c'è proprio niente, pur essendo la viticoltura e l'enologia la principale attività di Solopane. Questi sono i classici musei che sono nati per fare, diciamo,
per fare un certo tipo di gestione dei beni pubblici. Allora, un tempo si facevano gli affari quando si facevano le strade, quando si facevano altri tipi di opere pubbliche dello Stato. Negli ultimi anni, negli anni 80 e negli anni 90, fin quando ci sono state le fondazioni pubbliche, i migliori affari si sono fatti con la cosiddetta arte contemporanea, con i musei innovativi, di cui questo è un esempio, direi, esemplare, e dove qui c'è un nucleo di materiale che sono avanzi di una tipografia che stampava etichette per le confezioni di pomodoro e di patate, e sono state, diciamo, utilizzate per allestire delle vetrine ed è il corpo centrale del materiale che è in questo museo. E per questo che lo ritiene un fatto. Ed è tutta roba relativa a pomodori, patate e altre conserve alimentari. Di museo, di cose che veramente riguardino la gastronomia e l'enologia non c'è proprio niente. Anzi, ripeto, le cose che si possono inquadrare qui sono l'espressione più alta di questo museo, quindi lasciamo immaginare a voi che ci sta di altro.